Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento degli accessori che ci ha gentilmente inviato Puro per i nostri Nexus 4. Sono due accessori molto comuni che fanno parte ormai di quasi tutti gli smartphone comuni, appunto. Sono un bumper, come potete vedere, è una pellicola che forse avete già visto, avuto modo di vedere nella scorsa video review. Una pellicola molto molto particolare, ovvero perché questa pellicola, qua abbiamo la scatola, presenta sia delle caratteristiche contro i riflessi e il printing praticamente delle impronte digitali sullo schermo, sia anche altre caratteristiche molto carine tipo l'antigraffio. Infatti a noi nella nostra esperienza ci è sempre capitato molto spesso di avere pellicole che si graffiassero, antiriflesso, cosa non assoluta però comunque lo limita. Adesso è direttamente, come potete vedere, a riflesso con la luce, antiraggi UV e senza residui. Ottima cosa soprattutto il touch, vabbè, è disegnata bene, non prende i lati perché i lati sono leggermente smussati, quindi è logico che non li vada a prendere perché sennò si potrebbe infilare polvere e alzare la pellicola. Molto carino il touch, la sensazione di touch è veramente buona, anzi sembra quasi migliore rispetto all'originale. Invece dobbiamo specificare che la pellicola è sull'opaco, quindi si andrà ad avere un po' meno luce sul display. Questo è un difetto purtroppo di tutte le pellicole opache, chi le usa sa cosa vogliamo dire. Il bumper molto classico, questa è la confezione che ci è appena arrivata, molto classico, ben disegnato, si va a incastrare perfettamente con il device come da tradizione Puro. Come potete vedere ci rimane lo speaker libero, tutte le porte, i microfoni per la soppressione del suono, mentre il bilanciere e il tastino del blocco sblocco vengono inclusi sotto le plastiche o silicone, quel che sia. Tutto questo rende il telefono molto molto più ergonomico, essendo tutto di vetro si ha comunque una sensazione scivolosa sul Nexus 4, pur andando a coprire purtroppo un po' la sua estetica e la cover posteriore. Una cosa che bisogna mettere in conto però, se si vuole tenere bene questo telefono, magari questo bumper potrebbe fare al caso vostro. Ve lo faccio vedere meglio. Bumper semi trasparente, rimane in scritta la scritta Nexus LG e viene aggiunta la scritta Puro. Se avete domande potete farle nel commento sul sito blog. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.